Siamo nel 1957, esattamente 60 anni fa. Lo scrittore australiano Nevil Shute, che non passerà alla storia della letteratura mondiale, ma sicuramente alla storia dei nostri modi di dire, scrive questo romanzo, On the Beach, tradotto immediatamente con L'ultima spiaggia, un'edizione, questa Urania, praticamente introvabile. Che cosa dice in questo romanzo Nevil Shute? Immagina che vi sia stata nel 1963, dunque un romanzo di fantascienza, una guerra atomica scatenata, pensate un po', dalle cosiddette potenze nucleari minori che lui immagina siano all'epoca l'Etiopia e l'Albania, come se oggi trattassimo della Corea del Nord, per esempio, e magari dell'Iran. Comunque Shute immagina che purtroppo l'uomo e tutte le specie animali siano destinate a scomparire perché la guerra mondiale, la terza guerra mondiale, ha distrutto veramente tutto. Gli ultimi sopravvissuti dovranno rifugiarsi nell'emisfero meridionale, in America Latina, ma ancor più in Australia, e arrivano tutti in una ultima spiaggia. Dunque l'ultima spiaggia come ultima possibilità, ma il modo di dire ha travalicato, come spesso accade, quello che immaginava Shute. Perché Shute immagina che tutti coloro che raggiungono l'ultima spiaggia siano assolutamente disperati e che soprattutto sappiano che non potranno salvarsi. Mentre l'ultima spiaggia per noi, pensate, persino nelle partite di calcio, nello sport, nelle vicende conflittuali delle nostre vite, viene considerata come l'ultima possibilità, insomma come azione e non passività. Dunque, 60 anni dopo, che cos'è l'ultima spiaggia? Siamo destinati a soccombere o c'è ancora un'ultima possibilità? E l'ultima spiaggia è davvero tutto ciò che noi possiamo fare o è meglio strategicamente aspettare? E ancora, in Abruzzo quante ultime spiagge esistono? E in fondo noi ci troviamo in un'ultima spiaggia, magari come questa, senza saperlo? Noi viaggiamo. Affrontiamo un percorso particolare nell'Abruzzo del territorio, della politica, dell'economia, dello sport, della cronaca, dell'attualità ed è un viaggio che diventa sorprendente. Ma siamo partiti da qui, dal 1957, da 60 anni fa. Come dire che la storia si ripete sempre. L'ultima spiaggia. Roberto Di Simone, gestore del bagno, stabilimento storico, uno degli stabilimenti storici di Monte Silvano, che è La Racchetta. Che cosa accadeva qui nel 1958? Beh, nel 1958 innanzitutto non ero ancora nato, quindi. Però dai racconti di mio padre, di chi allora provò a lanciare questo business, insomma, diciamo che c'era poco e nulla. Più che altro era una riqualificazione a livello territoriale, quindi togliere un po' di pietre, sterpaglie, perché era proprio in abbandono. E si cominciò così, con qualche ombrellone di qualche turista romano, napoletano, cominciò questa avventura del mitico Alberto, mio padre. Poi tutto cambia, l'Abruzzo cambia, Monte Silvano cambia, l'Italia cambia, il mondo cambia, però ci sono decenni, i decenni successivi in cui tutto sommato le abitudini cambiano poco sulla spiaggia. Sì, le abitudini cambiano poco. Spetta a noi gestori, insomma, indicare quali devono essere anche tuttora le nuove abitudini, quindi dare un'impronta più precisa, la professionalità, quella bisogna sempre averla e quindi.
diciamo, le abitudini dei nostri clienti seguono le nostre indicazioni. Montesilvano, suo malgrado, questo è giusto dirlo, è stata protagonista delle vicende legate allo sgombero dell'enclave, del ghetto, insomma delle palazzine di via Ariosto all'inizio di giugno. Che cosa è successo, in poche parole? Beh, cosa è successo? È successo che probabilmente, sicuramente si doveva fare prima, però è successo quello che tutti si aspettavano, insomma, una riqualificazione della zona cominciando da questo sgombero. C'è a chi ha fatto piacere, a chi no, naturalmente. Essere cacciati fuori di casa non è mai bello. I giorni dopo lo sgombero, naturalmente, tra virgolette, il degrado che si poteva avere all'interno di questa struttura è stato spalmato sul lungomare, quindi ci sono stati diversi problemi a livello logistico, a livello di ordine pubblico, a livello di decoro urbano. La situazione ha un mese da questi fatti? La situazione è notevolmente cambiata, molto più tranquilla. Noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto con queste persone che vengono da fuori Italia, quindi per noi è diventata un'abitudine convivere con loro. Naturalmente c'è ancora qualcuno che prova a farsi sentire in maniera un po', diciamo, atipica, non proprio civile, però io spero che capiscano che, insomma, ormai bisogna trovare una soluzione definitiva a tutto ciò. Lo spaccio però è un problema insopportabile. Assolutamente sì, purtroppo io sono stato testimone di alcune scene non proprio carine, adesso si saranno spostati non proprio qui nella nostra zona, non è una bella cosa, specialmente nel periodo estivo dove ci sono famiglie con bambini, insomma, sì, la televisione ormai si può vedere di tutto su internet, però in diretta è qualcosa di disgradevole. Ma che cos'è l'estate, Roberto Di Simone? L'estate, diciamo che più che una stagione dell'anno, è una festa, è un ritrovarsi insieme con i vecchi e i nuovi clienti, sia per noi ma anche per i nostri colleghi, naturalmente. Io parlo, insomma, del nostro lavoro, perché l'estate poi può essere di tutto, ci può essere. Quindi è un ritrovo piacevole, dove noi cerchiamo sempre di dare qualcosa in più per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. L'esigenza, la cosa più importante per noi è effettivamente vedere il cliente che alle 18, alle 19 la sera, dopo aver passato un po' di ore con noi, esce con il sorriso dalla nostra struttura. 2017, l'ultima spiaggia per l'Abruzzo è questa stagione? Assolutamente no, assolutamente no. Io sono molto positivo come di carattere, ci sono tanti problemi che ci affliggono, adesso non sto ad elencarli perché li conosciamo bene, però bisogna dare sempre di più. Nei momenti di crisi mio padre mi ha insegnato sempre che bisogna dare sempre qualcosa di più, a parte per diversificarsi dagli altri, perché il commercio è questo, è una lotta tra di noi, però bisogna guardare positivo, perché noi tutti abbiamo dei figli, abbiamo delle strutture abbastanza importanti da mandare avanti, da salvaguardare e da salvare da questa direttiva della Bolkestein, che è una spada di Damocle molto pesante, quindi non ci arrenderemo mai a questo. Fuoco, la negligenza, la stupidità, l'imperizia,
laddove non te l'aspetti, dell'uomo può provocare un incendio. Un incendio che avrebbe potuto essere anche disastroso, drammatico, tragico. Così per fortuna non è stato. Perché? Perché è intervenuta l'acqua. Alcuni già dicono miracolosamente sì, perché l'incendio di Monte Silvano di quella sera ventosa e afosa è scaturito a pochi metri o comunque nelle vicinanze di quel luogo dove circa 30 anni fa si disse che fosse apparsa la Madonna, il Colle della Vecchia, poi il Colle della Giovane. Insomma, per fortuna all'alba, quando questo incendio era ancora faticoso da circoscrivere, piovve. Un temporale tra l'altro imprevisto, ecco l'acqua del mare, l'acqua che arriva dalla pioggia, l'acqua che comunque poi si rimescola in questa spiaggia. In quel momento l'ultima spiaggia è stato il temporale per quell'incendio, il colle che però non è stato per fortuna minimamente toccato, è quello del Borgo, e noi incontriamo il sindaco di Monte Silvano, Francesco Maragno, che del bosco, del colle, del borgo, della spiaggia ci dirà tutto. Quanti borghi straordinari, caratteristici, bellissimi in Abruzzo, è una caratteristica di questa regione, ma qui siamo quasi in paradiso a Monte Silvano Colle, e il borgo che non ti aspetti, sindaco Francesco Maragno. Sì, è un piccolo angolo di paradiso tra il mare e la montagna, immerso nella collina lussureggiante di Monte Silvano. Di qua si possono apprezzare davvero delle albe, dei tramonti eccezionali, mozzafiato. Siamo a due passi dal mare, ma allo stesso tempo dominiamo tutta la vallata. Cominciamo dalla collina, che è meravigliosa, sfregiata, ma solo in parte, per fortuna, da un incendio che parla anche, purtroppo, della stupidità degli uomini. Purtroppo tutto questo è vero, c'è stato un incendio che ha distrutto un patrimonio boschivo importante per Monte Silvano. Era uno dei luoghi più belli di Monte Silvano, ma questo non significa che non ci rimboccheremo le maniche per recuperare quanto scelleratamente qualcuno ha pensato bene di distruggere. E poi si scende verso il mare, dove dal paradiso si è arrivati circa un mese fa a una situazione più o meno infernale, o almeno questo hanno detto le cronache. Lo sgombero dell'enclave, del ghetto, è stato battezzato in mille modi, forse anche con un po' di superficialità, di via Ariosto, però è stato fatto. Era un problema che affondava le sue radici a circa 20 anni fa, un problema irrisolto, un problema su cui tutti gli amministratori avevano chiuso gli occhi. In realtà noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo voluto restituire alla città uno degli angoli più belli della città, perché era una delle zone più vicine al mare, una delle zone che era diventato purtroppo centro di spaccio di sostanze stupefacenti, di delinquenza, di criminalità. E oggi possiamo dire che abbiamo restituito alla città davvero un'altra porzione da mettere a disposizione dei propri cittadini. Monte Silvano ha molte vocazioni, ricordiamo tra l'altro il cittadino più illustre di Monte Silvano di sempre, che è Dean Martin, che celebrate in continuazione dedicandogli anche il centro congressi, se non sbaglio. Sì, quest'anno cade il centenario della nascita di Dean Martin, gli abbiamo dedicato l'intitolazione del centro congressuale d'Abruzzo, è un elemento distintivo, ma siamo convinti che anche questo fa parte del marketing territoriale. Pochi conoscevano le origini di Dean Martin, di Dino Crocetti all'anagrafe. Pochi sapevano che i genitori di Dean Martin erano partiti da Monte Silvano con la famosa valigia di cartone. Noi vogliamo restituire questo ricordo alla città, ma anche avere un elemento distintivo nei confronti dei tanti turisti che sempre in maggior numero scelgono le nostre spiagge, scelgono i nostri alberghi per villeggiare sia durante il periodo estivo che durante il periodo invernale. Lo ha detto pochi giorni fa proprio lei, Monte Silvano, troppo cemento. È una dura constatazione, ma è purtroppo la verità. La programmazione urbanistica di questa città ha subito una brusca accelerazione con il boom dell'edilizia. Abbattere ciò che è stato costruito non è facile. Cercare di rigenerare quella parte del territorio che non ha sofferto la cementificazione selvaggia è un obiettivo
che tutti gli amministratori devono perseguire e mi auguro che lo facciano anche quelli che verranno dopo di me. Dobbiamo salvaguardare il nostro ambiente con la consapevolezza che se Montesilvano avesse avuto una programmazione un pochettino più attenta, probabilmente oggi sarebbe stato il posto più bello di tutta la costiera adriatica. Quanto è difficile fare il sindaco? Da 1 a 10, 10. A Montesilvano probabilmente non è neanche questione di unità di misura, è purtroppo una realtà che è cresciuta con una velocità incredibile, senza punti di riferimento. Oggi Montesilvano non ha un centro di aggregazione, non ha un centro cittadino e questo sta a rappresentare le difficoltà identitarie di Montesilvano. Ancora oggi ciò che più mi dà fastidio quando sento parlare a un concittadino, gli viene fatta la domanda di dove sei, e sentire una risposta di sono di Pescara oppure sono di Montesilvano, quasi a non voler abbracciare la montesilvanesità. Non sento nessuno dire sono montesilvanese, e questa purtroppo è una cosa che fa male. In realtà dovremmo tutti essere un pochettino più felici di appartenere a questa terra, non ci dobbiamo vergognare delle nostre origini. Le origini montesilvanesi sono delle origini umili, delle origini contadine, un borgo molto vicino al mare che si è sviluppato soltanto quando è arrivata la ferrovia, fatta di persone semplici, fatta di persone attaccate come tutti gli abruzzesi alla propria terra e con una virtù particolare che è quella dell'ospitalità e dell'onestà, dei valori assolutamente insostituibili. Qualche volta si è pentito dell'essere diventato sindaco, tra l'altro con un piccolo grande record, 7 anni di residenza a Montesilvano, che sono pochissimi, sono pochi attimi per diventare sindaco, quando magari qualcun altro, nel bene o nel male, non vi riesce in una vita intera. Sì, e questo sta a dimostrare proprio quel concetto della grandissima ospitalità, del grandissimo abbraccio ideale che tutti i montesilvanesi sono pronti a concedere nei confronti di chiunque si affacci su questa sponda dell'Adriatico. E se mi sono pentito? Tante volte mi sono pentito, però il mio carattere di fronte alle difficoltà mi spinge ad andare avanti, mi spinge ad andare oltre. Sappiamo che la vita di tutti i giorni, il nostro quotidiano è complicato, però nel momento in cui si riescono a raggiungere piccoli o grandi risultati, la gioia è così tanta che batte qualunque delusione. La critica più feroce che ha subito e il complimento più dolce? Ma la critica più feroce è quella che subisco quotidianamente dai miei concittadini. La critica è positiva nel momento in cui è costruttiva e devo dire che grazie a Dio ricevo tante critiche costruttive. Il complimento più bello è sentirmi uno di loro, sentirmi davvero a casa ogni volta che varco l'uscio o la porta di qualunque abitazione, di qualunque cittadino di Montesilvano. Montesilvano fra 10 anni, facciamo questo gioco, una visione, e anche Montesilvano Colle. Montesilvano Colle fra 10 anni farà sicuramente parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Montesilvano città fra 10 anni sarà un grande contenitore di idee, un grande contenitore di cittadini che si vogliono affermare e vogliono vincere la provincialità. Vogliono resistere all'idea di essere la periferia di Pescara e vogliono affermare con forza una propria identità territoriale. Ciao, ciao, ciao. Buonasera. Bene, tu? Ciao. Facciamo un gioco. Effettivamente l'estate è anche il momento ludico per eccellenza, dei giochi, dell'attività, del movimento, dello sport. E facciamo un altro gioco, andiamo a ritroso nel tempo, neanche di tanto, parliamo di sport, di calcio a 5, visto che poi nel calcio a Pescara è andata malissimo in questo senso, ma nel calcio a 5 a Pescara, Città Sant'Angelo, e la tradizione con Montesilvano è veramente fiorente, è andata quasi benissimo, con il secondo posto e uno scudetto sfumato con troppe polemiche e con forse, anzi senza forse, più di un'ingiustizia subita. E andiamo a trovare nel luogo che lui ha letteralmente trasformato, creato di nuovo e donato alla città di Pescara, il patron della squadra di calcio a 5 di Pescara, che vuole continuare a volare molto alto.
Si tratta di Danilo Iannascoli. E intanto ci godiamo la serata abruzzese, ci godiamo il dopo ultima spiaggia, che è sempre dolce a pensarci bene. Danilo Iannascoli, perché una giornata soltanto 24 ore? Me lo chiedo spesso, è una bella domanda, me lo chiedo spesso, però ce la facciamo lo stesso, dai, ce la facciamo in 24 ore a fare tutto quello che vogliamo. Calcio a 5, l'impressione sgradevole da parte di chi macina il mondo dello sport e della comunicazione applicata allo sport da oltre 30 anni, ahimè, e che comunque ci fosse una voglia sottile, che poi sottile non è stata, di non favorire Pescara. Ah, di non favorire sicuramente, forse anche quello di cercare di non farci vincere anche lo scudetto. Perché? Ma guarda, si era creato nell'ambiente un po', cioè, questo fatto che noi in questi ultimi 3 anni avevamo vinto un po' tutto. Avevamo scombussolato quegli equilibri che c'erano prima in questa disciplina, dove le squadre del nord, bene o male, si alternavano nel vincere gli scudetti, vincere Supercoppe, vincere Coppa Italia, lasciando soltanto le briciole alle altre squadre. C'è stata soltanto una parentesi del Montesilvano nella storia, che poi è riuscita, tra l'altro, quando ha vinto lo scudetto, ad aggiudicarsi anche la Coppa dei Campioni, un'unica squadra in Italia a farlo, però nella storia hanno sempre dominato loro. Negli ultimi 3 anni noi abbiamo dominato tutto, siamo arrivati anche in Coppa dei Campioni e al primo anno siamo riusciti a vincere tutti i turni preliminari e arrivare alla finalissima, dove ci siamo scontrati comunque con delle squadre molto più forti di noi e molto più esperte di noi, ma siamo arrivati fino alla fine. Siamo stati l'anno scorso la sesta squadra del mondo. Quest'anno adesso ci siamo riqualificati, comunque al di là di questa finale persa, ci siamo riqualificati per la Coppa dei Campioni, passeremo già il primo turno eliminatorio, perché con il punteggio siamo la nona squadra d'Europa quest'anno, malgrado non aver partecipato alla Coppa dei Campioni l'anno scorso, perciò abbiamo fatto qualcosa di clamoroso. Tutto questo non è piaciuto a qualcuno, perciò è chiaro, bisogna anche capirlo. Purtroppo nello sport ci sono delle leggi che quando tu fai sport devi accettarle, questa è la verità. Danilo Iannascoli, tra le altre cose, nelle pieghe delle giornate che durano più di 24 ore, praticamente si reinventa e dona un impianto assolutamente innovativo come questo, dove ci troviamo in questo momento, alla città di Pescara. Fruibile. Sì, io ho avuto questo impianto in gestione quando il Comune di Pescara ha dato le prime gestioni ai privati. Ho partecipato per questo palazzetto, perché ero appena arrivato qui nel Calcio 5, gliel'ho chiesto e da lì poi a me piace le cose farle bene, poi mi sono sentito quella responsabilità di comunque avere una cosa di tutta la collettività. E non solo di mantenerla, ma siccome non era comunque molto adatto per giocare a determinati livelli questa disciplina, da solo ho deciso di rimetterlo a posto, di rifarlo completamente. Questo palazzetto ho aumentato la capacità da 600 posti, adesso ce ne sono oltre 1000, e questo perciò mi permette di giocare fino alle semifinali delle competizioni, ma in più ho rifatto tutti gli spogliatoi, ho rifatto anche l'aspetto interno, tutto l'interno del palazzetto, perciò diciamo che è una cosa che lascerò alla città di Pescara e spero che mi ringrazieranno. Calcio a 5, calcio? Calcio, in questo momento sono socio del Pescara ancora, non in buoni rapporti con il presidente attuale, con il quale ho condiviso la sua ascesa. E poi insomma non ci siamo ritrovati, non la pensiamo nello stesso modo per nel fare sport, nel gestire un'azienda,
Per un pochino siamo andati avanti, poi io ho deciso di lasciare. Adesso sono lì, ho cercato anche di ricomprare le sue quote, però non ci sono riuscito, non ci siamo trovati con la valutazione o comunque nell'idea di lui, non è tanto nell'idea di lasciare la società. Dall'altro canto non ho ricevuto nessuna offerta da parte sua di comprarsi le mie quote, perciò siamo in questa situazione molto antipatica, però vediamo. Io comunque sono principalmente un tifoso del Pescara Calcio, ma sono soprattutto uno sportivo. Sono sempre, la mia vita l'ho fatta tra il lavoro e lo sport sempre, perciò continuerò a farlo lo stesso. Nello spirito e nella lettera di questa trasmissione che si intitola L'ultima spiaggia, ma il sottotitolo è ancora più importante, Nient'altro che la verità. Secondo Danilo Iannascoli, cosa manca alla città di Pescara e all'Abruzzo in generale per poter non dire un giorno di essere all'ultima spiaggia in qualsiasi campo della vita? Guarda, nello sport ti posso dire tranquillamente, mancano gli impianti. Mancano gli impianti per tutti, non mancano gli impianti soltanto per il calcio, rifare lo stadio, uno stadio nuovo. Cioè, qui mancano proprio gli impianti. Se si vuole, per esempio, si vuole organizzare un concerto, di un certo livello, non abbiamo neanche l'impianto per fare un concerto, non c'è un teatro. Qui proprio la parte. La città di Pescara è una città stupenda, e questo non è che lo dico io da pescarese, chiunque viene, anche i miei ospiti che vengono dall'estero, cioè si innamorano subito di questa città, la montagna dietro la testa, a 20 km, in 20 km tu riesci a vedere tutto, in mezz'ora stai in montagna, c'hai degli impianti anche lì, che non sono adeguati alla bellezza del panorama e di quello che può offrire una montagna come la nostra. D'altro canto, questa è la realtà, cioè lungimiranza non c'è stata, ma ancora oggi pensiamo soltanto a qualcosa, una fontana, un ponte, non pensiamo invece di dotare la città di quelle cose importanti, sia a livello culturale che sportivo. Ma non sarebbe più comodo, Danilo, accontentarsi di quello che si è fatto e aspettare gli eventi? Ma io non sono capace, perciò ti dico di no. God.